Ciao a tutti ragazzi, ragazze, signori, signori, nonni, nonne, vabbè tutti. Tutti. Noi siamo le Too Much Red, io sono Marga. E io sono Flavia. Benvenuti o bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi cosa facciamo? Ve l'abbiamo già detto nel titolo, ma ve lo diciamo. Ma ve lo diciamo perché siamo persone prolisse. Corrette. Così. Sì. Oggi vi faremo vedere dei prodotti comprati randomicamente. Wow. Non l'ho detto senza incepparmi, attenzione. Yeah. E niente, in vi giro per vedere. Il nostro paese, sì. E limitrofi. Sì. Sì, non ovviamente abbiamo comprato noi nulla, stiamo internet. Registrando. No, questa è tutta roba comprata fisicamente nei negozi. Okay. Stiamo registrando oggi giorno 8 novembre, non c'è ancora un lockdown, quindi siamo insieme. Nel momento in cui ci sarà un possibile lockdown, vi vogliamo solo avvisare che questo video è stato registrato prima. Assolutamente. E se ci sarà un lockdown, ovviamente, come abbiamo fatto nel precedente, troveremo il modo di stare insieme a voi. Ok, detto questo, cosa iniziamo? Detta questa sigla. Sigla. Così. Siamo sempre della schicche. 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 Allora iniziamo da... Facciamo una cosa in ordine. Ho questi. Quindi inizi tu. Che carri animali sono? Sono i patch per le occhiaie. Per andare da OVS ho preso questa maschera e questo scrub in questa versione molto carina, con gli erogatori, quindi è più di una applicazione, più di un'applicazione, e al 99% degli ingredienti è di origine naturale. Qua dice che i prodotti utilizzano il 50% di plastica in meno rispetto ai comuni packaging dei prodotti cosmetici e sono al cocco, quindi per la pelle secca ovviamente. Ormai se ci seguite lo sapete che io sono come quella di, come si chiama, di Foglie dell'Imperatore. Non l'ho visto le Foglie dell'Imperatore. Ah no, non mi ricordo il nome, comunque metto il personaggio da qualche parte. Si chiama Coco Cuddle, brand dovrebbe essere Everyday for Future. Sono 12 applicazioni con questo erogatore molto comodo. Non l'ho ancora fatta perché non ho fatto fino all'altra maschera. Quanto costa? No, ho messo in difficoltà Flavia. Non mi ricordo. Va bene, non fa niente. Non mi ricordo perché in realtà li ho comprati. Insieme ad altre cose. Esatto, sono andata a comprare i pantaloni e maglie e poi ho raffato queste due maschere perché ho visto che erano al cocco e ho buttato in carrello. Va bene, nel caso vi metto il prezzo qua sotto da qualche parte perché veramente non mi ricordo, perdonatemi. Ok. E poi ovviamente vi faremo sapere magari su Instagram tramite stories come mi sono trovata perché non le ho ancora utilizzate. Io invece ho comprato queste anti-wrinkle, anti-rides, che sarebbero come anti-rughe, tipo, anti-rughe sì. Ma anti-segni, come si dice? Wrinkles sono le rughe, sono sì. Segni di... vabbè, hanno un nome. Sì, okay. Sono segni, sono rughe, sono di espressione, che si mettono tempo. Sulla zona delle occhiaie, che vanno a ridurre le linee sottili. Sono due paia. E c'è il collagene e le noci. Sì, le noci pure sono bello. Ottime per questo scopo. Ah, ok, c'è scritto che si possono anche mettere nel frigo. Queste di solito dopo, pure congelate. Prima di usarle. Sì. Così, perché l'effetto freddo sì, aiuta queste patch a ridurre il gonfiore. Sì. Bello. E poi le proveremo. Sottoste. Poi vabbè, perché stanno dentro i... Poi le proveremo e vi faremo sapere. Esatto. C'è scritto che l'applicazione è di 30-50 minuti per il migliore risultato, un buon risultato. Quindi metteremo Marghe 30 minuti con le patch e vi faremo tutti i 30 minuti di video, non sto scherzando. Andiamo avanti e passiamo ai prodotti skincare della nuova linea di Shaka. Li ho visti ovviamente dappertutto perché hanno mandato le per box agli influencer, quelli che hanno numeri. E... che tristezza, come hai detto. No, vabbè, è vero. E io me la so comprate perché avevo bisogno di un tonico che avevo finito e mi piaceva il pack. Poi c'era scritto che praticamente sono abbastanza naturali come composizione. Io cerco perlomeno per la skincare sempre cose che non hanno troppe schifezze all'interno. E c'è la pompetta così, simile a quel cosino per mettere il cleanser delle unghie. È molto comodo. Bello, rosa. Sì, e poi c'è il siero fatto in gel all'acido, al 2% di acido ialuronico.
ha la pompetta ed è proprio un gel. Questo qui lo sto usando da un mesetto, sì, ne ho consumato poco, però ovviamente ne basta davvero, fa le rugature che avete usato, un pump, lo mettete sul viso e mi sto trovando davvero bene, è un bel effetto. Quando lo mettete la pelle si è tutta bella liscia, ma anche con i pori, restringe, ottimo davvero. Questo l'ho provato anche io, confermo, fichissimo. Molto molto buono. Questo qua lo sto usando, l'ho preso da poco, quindi lo sto usando da 2-3 giorni e devo dire che non è molto idratante, perché per via della composizione che è in gel, quindi è solamente un fattore di composizione, cioè l'effetto che vi dà quando lo mettete sulla pelle non è come una bella, un bel siero, quelli liquidi oleosi, però idrata, si asciuga completamente subito, sì, completamente, lascia la pelle bella elastica, bella morbida, quindi anche questo super promosso, cosa positiva per me che odio le sieri che carezzano a zecchino. Invece a me piacciono, però se non mi devo truccare, sì, però io comunque dopo il siero metto sempre la crema idratante, quindi non è un problema. Però è davvero ottimo e quindi credo che proverò qualche altro prodotto di questa linea, perché fino ad ora mi è piaciuta. Tutto bene. Ora, prezzi ovviamente me li sono totalmente dimenticata, certo, perché vabbè, c'è anche le altre. Ovviamente ve li lascio quindi. Per concludere, diciamo così, la skin care, io ho preso a Lidl, quindi anche recensione, può andare su recensioni di Lidl, questo detergente struccante per occhi, anche dice di struccare anche il waterproof, dice. E venduto insieme a le salviettine struccanti all'uva, sono tutte e due all'uva. Questa è una linea molto vecchia della Garnier, sì, io esatto, l'ho provata. Per pelli normali e miste, viso e occhi, queste qui. Allora, impressioni. Questo non l'ho ancora utilizzato, quindi non ne ho assolutamente idea, perché ne ho tanti, li prendo sempre per scorta, se quando esco cose varie, mi porto queste. Questo qui, invece, già dal mio tono... Si capiva anche prima. Ah? Si capiva anche prima. Vabbè. Questo qui, invece, è lo struccante che non strucca. Del demonio. Allora, se consideriamo che la Garnier fa uno dei miei struccanti preferiti, ovvero quello là bifasico... Sì, quello là di giallo, praticamente, nella confezioncina gialla, quello che costa di più. All'olio di argan. Però è bello per sì, dire la confezioncina gialla. Giusto, visto che l'hai detto, se avete acqua e sapone, correte perché è un'offerta da acqua e sapone. Ah, era anche al Lidl un po' di settimane fa, infatti l'ho preso. Adesso là, da ho preso tipo due confezioni di anch'io quella. Anch'io ho fatto questa cosa da acqua e sapone. Perfetto, insomma, io ho provato un paio di volte ad utilizzarlo per struccare la matita, gli occhi e quant'altro, però non funziona, cioè fa schifo. Sì, ve la confermo. Dice waterproof, struccavo, ma non strucca nemmeno quello normale. No, confermo, quindi... anch'io l'ho utilizzato in passato insieme alla crema, molto una serio, linea da dimenticare. Tristezza. Terribile. Ok, ultimo prodotto skincare, perché io ho detto che era l'ultimo, ma effettivamente c'è un prodotto skincare per le labbra. Voilà! Che sarebbe il Juicy Lip Oil di Astra. Della nuova collezione di Astra che è uscita... Non mi ricordo. Non lo so. Un mese fa? Non lo so. Forse qualcosina mezzo, in due più. Due mesi fa? Non mi ricordo assolutamente. Non mi ricordo, però io l'ho vista, personalmente da Liquors Beauty. Qui. Lo apriamo anche così ve lo facciamo sì, vedere. L'ho vista sì, anche io. Da Liquors Beauty. E Liquors Beauty ha detto che era fantastico. E quindi sono andata il giorno dopo a comprarla. Si compra. Io l'ho comprato ora perché non lo trovavo, non l'ho trovato qua. Sì. L'ho preso dove l'ho trovato. Sì, sono contenta di aver visto il video di Liquors Beauty. Noi non ce li perdiamo mai, perché io dovevo andare a comprarmi il fondo di Astra che mi era finito, la cipra, e quindi già ho detto meno male che l'ho visto, perché se l'avessi visto lì così probabilmente non l'avrei comprato. Beh certo, perché sì, comunque è una cosa che abbiamo già, il blu, esatto, cacao, cose esatto, varie, quindi... E invece lui ne ha parlato bene, come se lui ne parla bene, io mi ci fido, fidiamo, esatto, appunto, ci fidiamo, esatto, perché comunque sì, piace, ci siamo sempre trovati bene con i suoi consigli e l'abbiamo utilizzato e ci siamo trovati benissimo. Spettacolo, raga, sì, non è tantissimo all'interno, no, questo è vero, però e costa tipo tanto. 4-5 euro, una cosa del genere. Sì, non ce ne vuole tanto però. No, non ce ne vuole tanto e c'è scritto che c'è il 90% di ingredienti di origine naturale. Sì, tutta la linea. Ah, sì, un odore fantastico, cioè proprio zuccherosa. Sì. Bellissimo. E tutta la linea è così, è di origine naturale.
Quindi consigliatissimo assolutamente per me e lei, che comunque abbiamo sempre le labbra Sì. secche, aiuta tanto. Io ad esempio lo Io l'ho utilizzato anche utilizzo. stanotte, l'ho messo tutta la No, notte, io non riesco perché è durante troppo la notte. Oleoso. presente, sì. No, io sì. L'ho messo durante la notte e stamattina ce l'avevo ancora sulle labbra. E erano effettivamente molto idratate, quindi resta sulle labbra e le idrata anche a lungo. Un pochino forse abbastanza presente come È un olio, formulazione, c'è sì, esatto. scritto. Sì, però è molto più lucida labbra, più gloss che Infatti c'è olio. scritto Perché color and sì, care, brillantezza e nutrimento. Ci infatti sta, non è alla proprio un fine olio, perché no. io olio per le labbra e sono oleosi e si riassorbono, questo invece rimane presente, non si assorbe. Cioè se pensate di metterlo e che si No, assorba, non si no. assorbe, è come un È gloss, come un gloss, praticamente. però fa assolutamente Un'azione. esatto. E quindi questo qua, promosso, è Assolutamente. una Per il linea, prezzo che c'ha. sì, è una linea è limitata, edizione limitata nuova, Peccato. però magari se funziona la metteranno in commercio. Speriamo bene, perché io ne voglio tanti. Ok, andiamo avanti. Io della stessa linea di Astra ho preso la matita per gli occhi marrone, perché non avevo una matita per Ma occhi sembra quella marrone. di Make Up Forever. Sì. Vi faccio Ah, bella. vedere, sì, il tratto è molto scuro, è scorrevole, non è troppo morbida né troppo dura, non è una matita che dura ore e ore e ore, però ad esempio io la utilizzo da sfumare, se non voglio mettere la matita nera, nella rima no, perché queste matite così non mi piace utilizzare nella rima, però un'ottima matita, non mi ha dato problemi di allergie, perché ovviamente essendo naturale è Ci piace. una linea molto carina. La palette non l'ho presa perché i colori non mi hanno entusiasmato, sono sincera. Però l'ho vista in giro e devo dire che la pigmentazione sembrava anche abbastanza valida. Però a me non ha colpito, ma semplicemente Per per i colori. sì, per il range di colori che non mi interessava. Ok. Concludiamo il mini haul di Astra. Esatto, perché qua è tutto Astra. E io ho preso un altro quad, con contouring, illuminante e blush. Questo qua pesca Peach Romance si chiama Mira. e ha appunto dei toni più pescati, ma va. Io per ora ho provato soltanto l'illuminante, gli altri li ho swatchati così per curiosità e l'ho messo adesso l'illuminante e mi piace molto perché un illuminante è neutro, sinceramente. No, non ti sembra neutro È abbastanza, un pochino sottotono più però rosato, non è non non tanto rosato. esageratamente, sì. È tipo Cioè, a me non champagne, sta sì. male. No, 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 Cioè, no. si adatta bene un po' a tutti, a Sì. dire la verità, nonostante sia pescata. Però, boh, mi piaceva, ho Da detto dove? proviamo. No? Da dove pescare? Vabbè, insomma, poi lo proverò, ve lo faremo sicuramente Sì, in vedere qualche in altro qualche altro video. video. Sì, ok, prego. Allora, io sempre in casa Shaka ho preso due correttori. Me ne serviva uno più arancio per le occhiaie. E ho preso il 105 e il 101. Il 105 è quello più arancio ed è molto molto buono, sa di cocco, profuma di cocco. E devo dire che coprono bene. Adesso me lo compro anch'io, solo perché sta di cocco. Coprono bene le occhiaie, i seni e tutto quanto. Sono molto morbidi come correttori, non vanno nelle pieghette, promossi al 100%. Il 101 un pochino in meno, semplicemente perché cercavo un colore molto molto chiaro e quello per me è un po' scuro. E quindi però questo qua 105 che è aranciato va benissimo per coprire le mie vene, i miei capillari su tutta la palpebra, sotto la palpebra. Vabbè, ma ci sono anche toni più giallini. Sì, ci sono, tranne quelli neutri, perché questo Ah. qua che è un rosa è rosato, però per me è molto scuro. Infatti ho finalmente trovato dopo 200 milioni di anni il correttore della Essence, il camouflage, che ne parlano tutti benissimo. Trovo sempre o i packaging terremotati, quindi aperti e toccati, oppure tipo Un non ce casino. n'erano, o c'erano solo quelli più scuri. Comunque finalmente l'ho trovato, l'ho già utilizzato parecchie volte e posso confermare quello che dicono in giro. Questo è molto 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 buono. Semplicemente non ne dovete abusare se avete il contorno occhi un po' secco, perché comunque è un mattificante, è un matte e può andare un po' a seccare la zona. A me non l'ha fatto,
nonostante abbia comunque un contorno occhi molto secco, non mi ha dato questo problema ed è un colore morte finalmente. Quindi mi va a illuminare la zona. Ok, ultimo prodotto. No, l'ultimo. Mm-hmm. Ok. Per me l'ultimo prodotto ho preso, non ho più lo scatolino perché l'ho buttato, sinceramente. Sarebbe questa colla per ciglia finte della Ardell. Si dice Ardell? Mm-hmm, penso di sì. È quello lì trasparente perché ci sono diverse tipologie, nero, bianco, in base a quello che vi serve. Io ho preso questo trasparente, l'ho provato, ho incollato anche dei brillantini con questa colla. Devo dire che ottimo. Io avevo la Duo prima, quella classica che usano tutti, però è un valido sostituto della Duo, mi trovo molto bene, è veramente forte. È un po' difficile da struccare, però è molto forte. Questo qui è per quelle le ciglia singole. Ok, per le ciuffette. I ciuffetti. Ultimo acquisto che sto aprendo insieme a voi, perché in pratica l'ho comprato da pochissimo, mi serviva una matita blu. Mi serviva questa matita azzurra, turchese, perché non blu, esagerato, perché non mi piace. Ho preso questa qua di Shaka, matita ritraibile che io non sopporto, però va bene per la rima interna, ce la facciamo andare bene. E non so assolutamente la durata, non so assolutamente come performa, perché non l'ho ancora utilizzata, avete visto, con l'aperta insieme a voi. Quindi magari quando la utilizzerò per qualche make up vi farò sapere se dura, se tutto il resto, perché non lo so. Mi sembra giusto. Esatto. Per quanto riguarda il prezzo, mi sembra che sia 3,99€, comunque sei 4 euro. E ce ne sono ovviamente di vari colori. Concluso questo video, vi volevamo un attimo ricordare che, come abbiamo anticipato prima, i prodotti che non abbiamo ancora utilizzato, vi faremo sapere le nostre impressioni nelle storie di Instagram, penso, no? Sì, sì. Ok. E niente, che dire più? Se c'è qualche prodotto che magari avete provato pure voi, oppure volete qualche specifica recensione su un prodotto in particolare che vi abbiamo fatto vedere, quindi magari ce lo scrivete qui sotto, nello specifico, okay. Ce lo scrivete qui sotto e quindi lo mandiamo avanti prima su Instagram, quindi lo proviamo prima e ve lo facciamo sapere. Per il resto noi, come al solito, ci vediamo settimana prossima, a meno che non ci chiudono e quindi ci dovete dare il tempo di organizzarci, però non ce ne andiamo. Nel frattempo andiamo a mangiare il gelato. Andiamo a bere la birra. La birra. Gelato. Siamo le bambine brave. No, ci andiamo a bere un po' di birra nel frattempo. E noi vi lasciamo e come sempre, se vi sono piaciuti i nostri contenuti, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la ding dong down e seguirci sui nostri social, ovvero Instagram, Facebook e TikTok. Ciao ragazzi e ciao. Ciao. Ciao.